Ciao, sono Sofia, laureata in architettura presso l'Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria, con una particolare attenzione alle comunità locali e a nuove forme di impresa. Per questo mi piacerebbe farvi conoscere la cooperativa Terra di Resilienza, che si occupa di agricoltura sociale, di turismo esperienziale, di pratiche agricole ecosostenibili e della valorizzazione di prodotti agroalimentari. Quindi oggi intervistiamo Antonio Pellegrino, co-founder di Terra di Resilienza, che è cooperativa sociale. Comunità e territorio per creare ricchezza locale. Direi che potremmo partire da qui per raccontare l'esperienza un po' di Terra di Resilienza. Beh, comunità e territorio sono il punto, sono il che siamo. Innanzitutto grazie per questa possibilità di racconto. Nel racconto ci sono le parole, è una parola sulla quale devo dire subito qualcosa, è sicuramente resilienza. Nel senso che noi costituimmo questa cooperativa nel 2012. E la chiamammo appunto terra di resilienza, dove la terra era il necessario ancoraggio al proprio che non significava al proprio posseduto, ma al proprio ereditato, a tutte quelle vicende umane che si sono sedimentate nei secoli, sul nostro Appennino, insomma. La parola invece resilienza è l'approccio politico, cioè pensare, vivere, abitare, tornare a abitare, risiedere, tornare a sedersi in questi paesi. Non sentendosi in un luogo dello svantaggio, ma in un luogo del vantaggio. E quindi l'approccio alla resilienza era questo. Quindi per noi comunità e territorio è invece una pratica concreta, diciamo che il traguardo che ci sentiamo di aver raggiunto è quello di essere tornati a mangiare il proprio pane in un processo, in un percorso di riadattamento al proprio, in una dimensione anche innovativa. Quindi l'innovazione, no? Prendersi quello che ci sta dietro e portarlo nella modernità, che è un po' una cosa molto diversa rispetto a quello che siamo soliti fare, di prendere il nuovo e buttare il vecchio. Tornare a mangiare il proprio pane significa tenere in piedi un territorio, tenere in piedi i modelli culturali, coltivarlo, questo grano, gestire quel territorio, animare il paesaggio. Animare il proprio spirito, tutto il lavoro che negli anni abbiamo fatto di recupero con la biblioteca del grano, a un certo punto questo seme abbiamo iniziato ad affidarlo a chi diventa compare con noi, cioè compare sta per relazione interpersonale, nel nostro substrato culturale compare la persona più prossima alla famiglia, quindi questa idea di relazione interpersonale, quindi affidiamo il seme a compare che lo coltiva, non usiamo chimica di sintesi, ma ci avvaliamo delle rotazioni, dei sovesci, insomma, di tecniche agronomiche che conoscevamo benissimo, però diciamo che questo momento del mondo frumentario così concepito consente al contadino di non acquistare il seme, di non acquistare il concime, di non acquistare il diserbo, quindi di lavorare in una dimensione organica, biologica, e quando raccoglie ci restituisce il seme che gli abbiamo affidato e gli ritiriamo fino al 70-80% della sua produzione, non tutta la produzione, perché chi fa il grano con noi deve mangiare il suo pane. E quindi questo sistema ha fatto in modo che abbiamo messo insieme 100 ettari, 26 compari in tre province, con un solo scopo, quello là di fare in modo che si attivino processi come i nostri nei territori di gestione del proprio nel piccolo, nella prossimità. Volevo chiederle, avete iniziato pensando sin da subito all'economia circolare oppure è stata una naturale evoluzione questa? È stata un'innovazione del vecchio. Cioè il vero valore non è più essere sul pezzo della contemporaneità con la novità. Il vero valore è stare nel giro, nel cerchio che gira rotante, è stare in questa dimensione di ciclicità. E se i presupposti culturali di una comunità sono vivi e stanno bene, sono attivi, ecco, quella è un'economia circolare, a prescindere. In questo senso va bene il ragionarle delle cose. Però bisogna attivare delle pratiche che vanno al di là della logica del consumo. Però bisogna ritornare alla dimensione economica, antropologica. L'affido, il dono, l'obbligo.
cioè meccanismi antropologici dove il valore è stabilito dalle diversità, non dai processi di omologazione. Guardando al futuro, avete nuove sfide in cantiere? Le sfide ce ne sono tante. Tra breve ci lanceremo in una nuova avventura a Montecorvino Rovella, dove apriremo in un partenariato con altre cooperative sociali, con altre associazioni e enti, un biscottificio e un micromaltificio. Il progetto si chiama Stelle Fragranti ed è stato finanziato da Fondazione Con il Sud. Nuove sfide, che non sono però sfide di commercio, sfide di accrescere il fatturato, quelle sono conseguenze. E queste sono le voci che arrivano dal Cilento. Grazie per la disponibilità. Prego, grazie a voi.